tutti ora ci sentiamo un po' in clausura, cioè siamo costretti a stare tanto tempo in uno stesso luogo. Io vi sto registrando questo messaggio dalla mia cella monastica. Ecco, una situazione che per voi è forzata, per noi monaci è, in teoria è una scelta di vita. E proprio, ecco, anche guardando le nostre città, i nostri paesi, no, molto deserti, strade vuote, uffici chiusi, serrande abbassate, mi hanno fatto così mettere in paragone un po' il deserto sociale che stiamo vivendo adesso, urbano e sociale, con invece il deserto spirituale, perché in un cammino spirituale il deserto è un luogo molto importante. Ecco, che cosa ci vuol dire il deserto spirituale? Innanzitutto il deserto spirituale ci spinge a ricercare l'essenziale, ciò che veramente conta nella vita. E una delle prime cose che conta nella vita è riscoprire la bellezza di noi stessi, quindi entrare in connessione profonda con noi stessi. I ritmi precedenti a questa emergenza sanitaria chiaro, ci portavano forse a vivere un po' le nostre giornate veramente in maniera frenetica, presi da tantissimi impegni, da tantissime cose da fare, connessi con tutti e con tutto, sempre e ovunque, e forse ci siamo dimenticati di invece connetterci con noi stessi. Secondo, diciamo, sfumatura del deserto spirituale è data dal fatto che, è chiaro, anche noi oggi sentiamo la mancanza di tante cose, però ecco, c'è una mancanza positiva e una negativa. Partiamo da quella negativa. La mancanza negativa è quella mancanza che nasce da un vuoto, e questo vuoto poi ci porta alla paura oppure all'ansia, e quindi poi alla voglia di riempire questo vuoto. Ma questa voglia di riempire questo vuoto ci porta alla saturazione della vita. C'è invece una mancanza positiva che nasce da un desiderio. Questo desiderio porta alla creatività, e questa creatività porta poi alla pienezza della vita. Ecco, se la mancanza che nasce da un vuoto ci porta alla saturazione, cioè alla voglia di chiudere un po' tutti i nostri canali comunicativi, no? Di riempirli con qualcosa, il desiderio invece porta ad amplificare, a liberare questi canali comunicativi. Proviamo a pensare come noi stiamo gestendo queste giornate. Lo facciamo perché abbiamo l'ansia appunto di riempire ogni minuto, e quindi social, webinar, meeting, video tutorial di qualsiasi genere, film, serie televisive, no? Perché vogliamo riempire un vuoto. Oppure riusciamo, ecco, a vivere anche questo tempo come invece un profondo contatto con quello, con i nostri desideri, con quello che noi siamo. Ecco, abbiamo tanto tempo a disposizione in questo momento, e la tradizione monastica ci suggerisce il fatto che per gestire bene il tempo occorre anche prendersi cura degli spazi. Quindi, per esempio, evitare di fare tutte le cose in un luogo solo, che può essere il letto o il divano, perché è più comodo, perché ci sentiamo più a nostro agio, no? Invece, ecco, avere la possibilità, ecco, di creare all'interno delle nostre case, dei luoghi che abitiamo, degli spazi che noi riserviamo a determinate azioni. Quindi questo spazio mangio, qui studio, qui lavoro, qui mi connetto, e qui faccio esercizio fisico, qui curo un po' più la mia dimensione spirituale.